E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a giocare con gli impulsi di azzardo, ovvero l'acqua passata. Impulsi che per dropparlo sono dovuto arrivare al grado 12 di azzardo, quindi a mito 1 di azzardo. E quindi ecco, grazie comunque a Ramingo che mi hai fatto droppare per tempo. Andiamo subito però a vedere i perk. I perk sono quelli appunto dell'arma di questa settimana che vende il Ramingo, non particolarmente utili, ma adesso anche a vederli. Abbiamo un telaio d'attivo, quindi un'impugnatura di ottima fattura, affidabile e resistente. Due tipi di canna, direzione controllata, una canna leggermente ventilata che controlla notevolmente il rinculo e aumenta la maneggevolezza. Rigatura spirale, una canna bilanciata che aumenta leggermente gittata e stabilità e aumenta leggermente la maneggevolezza. Ho preferito mettere la seconda perché comunque di pochissimo diminuisce la maneggevolezza, ma aumenta di quel pochino gittata e stabilità che alla fine fanno comunque comodo. Due tipi di caricatore: caricatore esteso, quindi quest'arma ha un caricatore di dimensioni notevoli, ma si ricarica più lentamente, aumenta notevolmente il caricatore, riduce notevolmente la velocità di ricarica, e caricatore flangiato, ottimizzato per la ricarica rapida, aumenta leggermente la stabilità e notevolmente la velocità di ricarica. Dato che la velocità di ricarica è veramente molto molto lenta, ho preferito aumentarla perché veramente così sarebbe infattibile. Dopodiché abbiamo i perk peculiari di questa settimana, come dicevo, caricatore assassino, quindi di caricare dopo un'uccisione aumenta i danni inflitti, molto molto buono. Perk un po' meno utile è il sistema di autofuoco, ovvero tenere premuto il grilletto permette di sparare in modalità automatica, perché comunque è un 390 colpi al minuto, quindi diciamo non l'impulsi con la cadenza più alta del gioco. Diciamo che su impulsi a bassa cadenza non è che sia chissà quanto utile il sistema di autofuoco. Tra l'altro mi sembra che stiamo andando, sì per forza, stiamo andando nella nuova mappa che ho già provato prima e parliamo anche di quella. Adesso però ci vediamo subito in partita. Ok, la mappa si chiama Rovina del Giocatore ed è tipo minuscola. Vedete, già abbiamo incontrato i nemici. Infatti non so quanto possa essere utile utilizzare quest'arma adesso. Non so se riusciremo a giocare chissà quanto bene, perché è una mappa molto piccola e labirintica, quindi è difficile utilizzare armi da lunghe distanze. Comunque andiamo un po' a parlare dell'arma. Allora, l'arma, come già detto, è un 390 colpi al minuto, un impulso ovviamente, quindi lo stesso archetipo del discorso inaugurale. È un'arma che penso avrete già visto in giro o in partita o da altri youtuber. E che devo dire, fa il suo lavoro, lo fa mo anche molto bene. Certo, questa non è proprio la mappa ideale per provarla, come ho detto, perché essendo così piccola, diciamo che è una buona alternativa cinetica al discorso inaugurale. Perché, come ho già detto, è lo stesso archetipo, poi droppato con questi perk soprattutto perché ha una gittata veramente molto buona. Oddio, quanta gente! Una gittata, dicevo, veramente molto buona. Quindi da usare dalle lunghe distanze ci sta, è abbastanza utile. Dalle corte anche, sinceramente, non se la cava malissimo, pensavo peggio. Il rinculo devo dire che ci sta, è un rinculo veramente buono, non è alto per niente, si riesce a controllare molto molto bene. E sinceramente non vi saprei dire se è più alto o più basso di quello del discorso inaugurale, guarda questo, peccato che è passato. Ora ragazzi, prendo il discorso inaugurale come paragone di quest'arma perché essendo lo stesso archetipo, lo stesso perk, secondo me un po' lo stesso utilizzo, diciamo che è l'arma perfetta con cui compararla secondo me. Probabilmente il god roll di quest'arma sarebbe con fuori legge, perché l'unica pecca probabilmente è la velocità di ricarica, che non è che sia chissà quanto alta e che in certi casi si fa anche sentire. Ovviamente dovete per forza mettere, in questo caso per come l'ho droppata io, caricatore flangiato mi sembra sia quello che aumenta la velocità di ricarica, altrimenti con quella... Ehi, penso ci mettete quasi 2 secondi a ricaricare, il che è veramente troppo. Ovviamente, essendo un archetico di impulsi di questo genere, vi consiglio di utilizzarlo accompagnato da una mitraglietta o qualcosa di simile. Vabbè, questo gioca solo col pompa. Io ve l'ho detto, ragazzi, questa mappa, se giochi col pompa, è invincibile. Pieno di angolini, sbuchi dappertutto. Dicevo, è meglio accompagnarlo sicuramente con una mitraglietta, con un'arma che riesca a dare il meglio dalle corte distanze, in modo tale da riuscire a recuperare questa piccola pecca, che poi non è una pecca, perché comunque il suo lavoro dalle lunghe distanze lo fa molto bene, quindi.
Per quanto riguarda la mappa, sinceramente non è che mi piaccia particolarmente. Avrei preferito. Certo, è uno stile nuovo di gioco, quindi ci sta che una mappa nuova inserisca anche uno stile nuovo di gioco, considerando che è molto molto chiusa, tappata. Però avrei preferito una mappa un attimino più equilibrata, perché questa è veramente molto 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 chiusa. Ok, ho finito, ho perso e vabbè. Non penso di aver giocato chissà quanto bene, anche perché, come ho già detto, sta mappa non è per niente fatta per quest'arma, cioè è una cosa tipo una tana di topo, è così. Eppure non ho giocato nemmeno malissimo, 27 kill, 1,93. Avrei preferito fare almeno 2 di lato. Comunque, andiamo subito a vedere la prossima partita. Che mappa troviamo? Speriamo un attimino più grande. Così andiamo subito a cercare di provare anche l'acqua passata degli spazi un attimino più lunghi. Ottimo, un'altra mappa nuova la cui conoscenza è basata su quello che ho visto durante le live di Bungie. Comunque, pensandoci, mi sono reso conto. Mi sono reso conto, dicevo, che il god roll di quest'arma probabilmente è con cercateste e fuori. Sì, con cercateste, con caricatore assassino e fuori legge. Questo perché ho pensato che cercateste, considerando il rinculo molto buono da controllare, molto facile da controllare, sia pressoché inutile. Conviene utilizzarlo in armi in cui il rinculo è alto e non si riescono a mettere tutti i colpi in testa. Invece, considerando che la velocità di ricarica non è chissà quanto alta, con caricatore assassino riusciremo. Sì, con caricatore assassino, con fuorilegge, riusciremo a fare una combo devastante insieme a caricatore assassino. E quindi a fare parecchissimi danni. 38 comunque li faccio da questa distanza con caricatore assassino attivo. Oh, carica. No, mi hanno fatto la dietro, infame. Ok, comunque vediamo che da distanze un attimino più lunghe se la cava veramente veramente molto bene. E come già detto, è un'ottima soluzione, un'ottima alternativa per il discorso inaugurale. Un'alternativa ovviamente cinetica. Se magari avete una mitraglietta con cui trovate meglio, un'arma con cui trovate meglio essenzialmente dalle corte distanze, come può essere per esempio, l'avessi preso mezza volta questo, come può essere lì che la stessa MG per esempio, potete accompagnare alla coppa passata. Comunque, volevo farvi vedere la particolarità di questa mappa, che è essenzialmente che queste barriere si possono attraversare e i colpi però ci rimbalzano sopra. No, non si fa così, si muore. Ok, bravo. Certo, rispetto per esempio all'azzardo del lancio, devo dire che mi piace molto molto di più. E considerate che sono un tipo che ama gli automatici come genere, come tipo di arma, ovviamente rispetto anche agli impulsi. È comunque un'arma a bassa cadenza, però ci sta veramente, riesce a fare veramente delle buone azioni. Poi appunto, accompagnata da un'arma giusta che riesca a coprire le corte distanze, fa veramente veramente molto male. Siamo sotto, che non ci sono mai passato. Forse facevo bene. Qui l'ho smirato. Comunque, in generale, il solito archetipo che contro raffica in testa sciotta, che non ci ha mai deluso in questo Destiny 2. Comunque, in questo nuovo meta. Ecco, questa invece, al contrario della mappa di prima, è una mappa molto grande. Perlomeno in certi spazi dà un fastidio allucinante quando ti ritrovi la gente che ti spara da chilometri di distanza e non capisci dov'è. Sono tutti sopra, dove cacchio stanno? Zona B conquistata, zona di vantaggio conquistata. Ok, forse me ne vado. Queste distanze sono troppe comunque per una manca del genere. I miei compagni però invece di sparare scappano. Aiuto dei proiettili, noi abbiamo delle banane al posto delle armi, tanto. Eppure la gittata è molto, molto mutevole. Se così possiamo dire, perché anche avvicinandoci di poco il danno aumenta. Madonna santa, fuggi. Con caricatore assassino, ragazzi, se ci avete iniziato ad avere tanta gente davanti,
Non finite di ammazzare mai più. Che vi si ricarica ogni volta caricato l'assassino. Se sono intelligente dentro non arriva. Vi si ricarica continuamente caricato l'assassino e quindi le kill le fate come se piovesse. Comunque non mi sembra di aver giocato chissà quanto bene anche in questa partita. Sarà anche forse la mappa che essendo nuova mi scombussola un pochino. No, invece ho giocato bene, 32 kill e 2,91, non male, non male. Dicevo, l'arma ragazzi è molto buona, ci sta, mi piace, come ho già detto già due volte, è un'ottima alternativa cinetica al discorso inaugurale. Quindi se appunto preferite utilizzare un'arma dalle corte distanze secondaria, potete utilizzare questo al posto del discorso inaugurale, se siete ovviamente questo tipo di, se vi piace questo tipo di impulsi. Come ho già detto, magari il sistema di autofuoco è un po' inutile, il God Roll sarebbe dropparlo con caricato l'assassino fuori legge, secondo me. Quindi ragazzi, direi che se il video vi è piaciuto, lasciate like, commentate, condividete, lo dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è tantissimo. Seguiteci anche su Instagram, vedo come ogni video vi lasciamo qua sotto la descrizione, anche da bellissimo, bellissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! E io sono Gaul, e la tua luce è mia.